A Secca Grande, località balneare di Ribera, si è svolta la quinta finale regionale di Miss Italia. Sono state 25 le concorrenti in gara che hanno viaggiato da ogni parte della Sicilia ad aggiudicarsi il primo posto e il pass per le prefinali di Salso Maggiore Terme. È stata Claudia Brancatello, 18 anni, di Sciacca. Al secondo posto si è classificata la gelese Fabiola Milletari. Abbiamo intervistato entrambe le Miss insieme al sindaco di Ribera, Carmelo Pace. Vediamo. Claudia Brancatello ce l'ha fatta, voli, stacchi il biglietto per Salso Maggiore. Sì, stacco il biglietto, sono contentissima. Ho vinto questo biglietto in un paese in cui io sono cresciuta, ho passato la mia infanzia e sono contentissima. Raccontaci brevemente questa serata. Questa serata è iniziata bene, sempre con le mie amiche accanto, mi sono truccata, mi sono preparata, ho ballato, mi sono divertita come sempre e me la sono presa sempre a ridere. Se va, va, se non va, torno a casa col sorriso sempre, quindi stasera con un doppio sorriso. Anche questa sera, ragazze bellissime, concorrenza agguerrita. Sì, molte ragazze belle, tra cui anche alcune mie amiche, però sono contenta per me e per questo sono contenta. Quella corona che indossi, cosa rappresenta per te? Cosa rappresenta per me? Un sogno che ora comincio a toccare. Non dovessi superare le prefinali, per me è già un punto di arrivo e sono contentissima per questo. Questa vittoria a chi la dedichi? La dedico a mia madre, che mi ha accompagnato in ogni singola tappa, mio padre che mi guarda dalla sua e penso proprio che sia fiero di me, e il mio ragazzo che mi ha sostenuto sempre, anche essendo che ci sentiamo solo telefonicamente, però mi ha sostenuto sempre dicendomi credici, credici, ma non prenderla sul serio, giocaci sempre. E per questo lo ringrazio. Fabiola Milletari ha sfiorato la vittoria qui a Ribera, per te un secondo posto, ma importante. Sì, sicuramente in secondo posto non è da gettare al vento o al mare dove siamo, infatti, ma appunto sono emozionata e sono contenta di aver preso questo secondo posto. Spero di arrivare al podio entro domani, perché poi scade il termine regionali di Miss Italia, perché credo di poter rappresentare bene le siciliane, in quanto oltre ad avere una bellezza posso anche dare altro, nel senso caratterialmente, ecco, la grinta giusta per andare avanti, quindi me lo auguro di cuore. Un grande evento per Ribera, la finale regionale di Miss Italia. Sì, una bellissima serata, una serata che ha visto come vincitrice, speriamo la più bella, e speriamo che che la piazza di Secca Grande possa portare fortuna alla vincitrice di questa sera e che possa rappresentare la Sicilia, ma speriamo che possa rappresentare soprattutto l'Italia. Per noi semplicemente un'enorme soddisfazione quello di ricevere questo onore. Di aver ospitato la selezione regionale di Miss Italia, una serata splendida. Non so quante migliaia di persone hanno assistito a questo evento, noi siamo veramente felici perché è un momento anche per soprattutto per promuovere il nostro territorio, la nostra bellissima terra. Adesso il calcio con gli accoppiamenti del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Le gare di andata si giocheranno il 29 agosto alle ore 16, il ritorno a campi invertiti il 5 settembre, sempre alle ore 16. Per quanto riguarda la Coppa Italia di Eccellenza, vi segnalo queste partite: Gattopardo-Akragas, Ribera, Camarat, San Cataldese, Licata. Poi ancora il derby palermitano, Villabate, Parmanval, e i derby trapanesi, Castellammare, Alcamo e Folgore, Valderice. Per quanto riguarda la Coppa Italia di promozione, questi gli accoppiamenti: San Giovanni Gemini, Prizzi, Campofranco, Aragona, Raffadali, Cianciana, Agrigentina, Calcio, Canicattì, Profavara, Atletico Gela. Le gare di andata si giocheranno il 28 agosto, il 29 agosto, il ritorno il 5 settembre. Oggi in onda su Teleacras, intorno alle ore 15, è ospite di Egidio Terrana e di una puntata speciale Domenica Sempre Domenica, il fisico agrigentino Tommaso Parrinello, responsabile della missione spaziale CryoSat 2. Alle ore 15:30 è ospite di tema il capo del Genio Civile di Caltanissetta, Rino Lamendola. Questa sera alle ore 21, punto fermo, speciale estate riservato all'adattamento scenico di Mario Gazziano del romanzo di Matteo Collura, Qualcuno ha ucciso il generale. Ospite lo stesso Mario Gazziano sono Matteo Collura, Enzo Rinella, Fabrizio Giuliano, Franco Di Salvo, Ilaria Bordenca e i protagonisti dell'adattamento scenico che sarà
rappresentato il prossimo 29 agosto alla Villa Bonfiglio di Agrigento. Abbiamo concluso per questa edizione, grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo videogiornale di Teleacras. Arrivederci.